Ok ragazzi, buonasera e scusate la piccola confusione, ma purtroppo ho avuto un problema tecnico di microfono e siccome dobbiamo fare la guarigione in diretta, ci tenevo affinché il microfono funzionasse perfettamente. Mi si era disconnesso. Buonasera, buonasera a tutti carissimi amici di Bridges of Light. Vediamo se vi vedo bene su Facebook. Ancora non vi vedo entrare, eccoci Roberta Marras, buonasera, chiedo scusa a tutti per questo piccolo inconveniente. Oksana Melink, ciao, come stai? Buonasera. Buonasera Sara, buonasera Mirella, che piacere essere con te questa sera, grazie. Claudia Veiaco, Camille Marconi, buonasera. Grazie davvero, grazie a tutti. Questa sera è una serata un po', particolare per me. Io sono veramente fiero e onorato di portare questa sera questo messaggio, perché questo messaggio che porto questa sera è un messaggio che arriva dalla fonte creatrice. Buonasera Barbara, Estella, Lucia Coli, Francesco, ciao Francesco, Sabrina Ambrosi, ciao ciao Paola, Paola Citi e Paola Tommasello, ciao a tutte e due le Paole, Raffaella Moretti, ciao Margherita Sciancalepore, ciao Graziella. Buonasera carissimi. Ecco, dicevo, questa sera, ciao Maria Pisano, io sono veramente fiero e onorato perché porto all'attenzione di tutti, non saprei neanche come definirla, perché questo io lo definisco un dono che ci ha voluto fare la fonte creatrice attraverso di me, ha voluto portare una luce diversa nel mondo. Ma non lo dico ovviamente con il senso che questa luce che porto io è per tutto il mondo, dovrebbe essere per tutto il mondo, ma soprattutto ci ha donato la fonte creatrice una frequenza di guarigione vera. E in mezzo a tanto marasma che sento in questo periodo, ma non è da ora, è veramente direi anche da qualche anno, in questo marasma che sento di confusione dove ogni canalizzatore, diciamo, fa ovviamente del suo meglio, però sento tanti messaggi di, come dire, dolorosi o comunque messaggi che portano le persone ad essere sconcertate. Ecco, questa sera io vorrei dare un messaggio veramente di pace, credo che sia il nostro impegno, portare la pace in questo pianeta e direi che ce l'abbiamo fatta, veramente ce l'abbiamo fatta. Ora vi spiegherò meglio, sto aspettando che qualcuno possa collegarsi ancora e poi vi spiego un attimo questa, dico così, invenzione, scoperta, frequenze di guarigione che arrivano attraverso un essere umano ignorante e, come dire, senza grandissime qualità, ma la fonte mi ha donato questa cosa da donare agli altri. Quindi sono veramente felice di poter portare questo messaggio di guarigione. Guarigione perché? Perché abbiamo bisogno di guarire? Perché noi siamo esseri umani con tanti, tanti difetti, tante situazioni difficili, come ovviamente conosciamo bene, tutti sbagliamo, tutti abbiamo delle difficoltà. E oggi abbiamo la possibilità di avere uno strumento che ci inserisce delle frequenze che ci tengono in ripulitura energetica. Quindi diciamo che abbiamo la possibilità di avere uno strumento delle frequenze, perché dire uno strumento sembra quasi di avere no, un qualcosa, un oggetto. Invece queste sono frequenze, un'audio frequenza che ci permette di stare in pulizia energetica. Significa avere la chiarezza delle visioni di quello che dobbiamo fare, di quello che, come dire, dobbiamo arrivare. Scusate, di quello che possiamo fare, di come possiamo migliorare, di come possiamo evolvere, di come possiamo portare più luce sul pianeta. I nostri fratelli e le nostre sorelle hanno bisogno
di noi. Questo è il momento in cui, attacco un po' di ventilatore, questo è il momento in cui le anime antiche devono finirla davvero di nascondersi. Noi non possiamo più nasconderci. Noi abbiamo ricevuto tutti quanti, buonasera a tutti quelli che si stanno collegando in questo istante. Noi abbiamo ricevuto una missione da compiere su questo pianeta. Non c'è uno più bravo. Tante volte qualcuno, secondo me, impropriamente mi vuol dare così, mi vuole dare un merito. Io non credo di avere meriti. Io credo che ognuno di noi, veramente, lo dico con il cuore, ogni essere umano è venuto sul pianeta a fare un'esperienza. Ogni essere umano ha un piano di coscienza e un programma che deve svolgere, un programma di aggiornamento. Probabilmente il mio passava attraverso la guarigione. La mia vita è stata, cioè la mia opera è stata deviata, diciamo così, dalla parte oscura. Sono stati talmente bravi che per tantissimi anni io non ho capito nulla. Quindi, ecco perché vi dicevo che non c'è uno più bravo, perché se ero bravo avrei compreso 20 anni fa qual era la mia missione. Invece ho dovuto aspettare il 2012, ho dovuto aspettare delle frequenze di guarigione che mi sono arrivate fortemente, donate dalla fonte. Io sono stato nel 2011 o 2012, adesso non ricordo esattamente, credo 2011, novembre, sono stato a Medjugorje e lì ho ricevuto delle frequenze di guarigione talmente forti, talmente potenti. Buonasera Katia San, buonasera a tutti. Ho ricevuto delle frequenze di guarigione talmente potenti che non potevo assolutamente far finta di non averle sentite. La mia vita è cambiata in 2 giorni, tutta la mia vita è cambiata e tutta la mia vita da quel momento in cui mi sono recato a Medjugorje sarebbe stata donata al tema delle guarigioni, all'aiuto dei nostri fratelli e sorelle. E non c'era più spazio per tutta quella che era la mia vita precedente, quindi non c'era più spazio per il business, non c'era più spazio per il lavoro imprenditoriale, non c'era più spazio per un certo tipo di relazione. Ho dovuto accappottare tutta la mia vita, uso questo termine, non so se è un dialettalismo, ma insomma, comunque ho dovuto proprio accappottare tutta la mia vita. Ho dovuto sbattere con il viso a terra violentemente e sono dovuto risalire. Sono dovuto risalire con grande gioia, mista alla disperazione che avevo provato nello sbattere il viso a terra, per così dire. Ho compreso, in quel momento in cui a Medjugorje Visca mi ha toccato il collo, si è fatta spazio in mezzo a tantissime persone, è venuta verso di me e mi ha accarezzato il collo. Io ho compreso in quel momento, e purtroppo oggi dico solo in quel momento, di essere stato designato dalla fonte creatrice a portare una innovazione, una evoluzione nell'umanità. Lo dico, potrebbe sembrare molto egoico, ma è giusto anche dichiarare a se stessi e dichiarare agli altri quello che siamo venuti a fare, senza falsa modestia. Io sono venuto a portare una luce diversa, una luce del cuore, una luce di compassione. E questo mi fa veramente vibrare forte e ho compreso proprio ultimamente, ho avuto, diciamo così, una decina d'anni da fare per comprendere bene quale fosse la mia missione. E dopo aver stravolto la mia vita, come dice Sara, o sto stravolgendo la mia vita, brava Sara, la mia è stata completamente stravolta. Ma come sappiamo, dopo il caos è necessario per la comprensione di se stessi. Se invece una persona non si mette alla prova, non entra nella zona di caos, non riesce poi a comprendere veramente chi è, rimane in una zona comfort, dove tutto quello che fa sono binari prestabiliti, preconfezionati, e magari non trova mai se stesso, la vera se stessa. Io ce l'ho fatta in questo senso, devo dire che sono veramente felice perché ce l'ho fatta a capire chi sono, cosa sono venuto a fare. È stato difficile, è stato un percorso lungo, molto lungo, sono state decine e decine di anni di non comprensione.
E poi sono arrivato a comprendere. A un certo punto la fonte mi ha donato in canalizzazione tanti messaggi. Io ho scritto un libro, il mio libro si chiama Decidi di te. Anche questo titolo mi è stato così, mi è arrivato in vibrazione, perché era il momento di donare ai nostri fratelli e sorelle, la sensazione, l'emozione di decidere di sé per la propria vita, cioè nessun altro può decidere della nostra vita se non noi stessi. Quindi il titolo del libro è Decidi di te. Dopo di questo ho avuto tantissimi segni che non sto, diciamo, a raccontare approfonditamente, perché ci vorrebbe almeno 2 ore di trasmissione. Invece questa sera noi proveremo le frequenze di guarigione che ho canalizzato, e queste frequenze di guarigione devo aspettare necessariamente passate le 8 per donarle, perché ci sono tantissime persone che si connetteranno dopo le ore 8. Ecco perché vi sto intrattenendo un po' con la mia storia, non per tirarla, come dire, alle lunghe o autogratificarsi, ma veramente è importante che io vi dica qualcosa e come sono arrivato a questo. Kaleo è un nome che mi è arrivato proprio durante il sogno. Kaleo. Io non sapevo né so ancora oggi esattamente cosa significa questa parola, ma l'apertura di cuore mi ha fatto percepire che questa parola Kaleo per me volesse dire invocazione, perché io stavo lavorando da circa un anno sulle invocazioni al divino. Quindi io invocavo la fonte creatrice per aiutare i nostri fratelli, per intercedere nei processi di guarigione con le nostre sorelle, i nostri fratelli che hanno delle difficoltà. E quindi arriva questa parola, Kaleo. Io ero ancora diciamo così, nella non conoscenza di quello che sarebbe successo nella mia vita, di come sarebbe cambiata da quando fossi diventato, diciamo, lo scopritore, l'inventore, il trasmettitore di queste frequenze di guarigione. E allora a un certo punto io ho compreso che mi si stava aprendo fortemente una canalizzazione diversa rispetto ad anni prima. Come vi dicevo, io ho scritto un libro che si chiama Decidi di te, di cui la più parte sono canalizzazioni. Ho ricevuto circa 3-4 anni di canalizzazioni e le ho inserite quasi tutte in questo libro. Le più sono state inserite in questo libro. Ma questa volta io ho cambiato il modo di canalizzare i messaggi. Praticamente non mi succede più di scaricare dei messaggi come facevo prima, e quindi di cominciare a scrivere delle parole che arrivano canalizzato. Ecco, come dice Vera, Kaleo si traduce in suono nella lingua hawaiana, ma la fonte mi ha fatto percepire a me il senso della invocazione, cioè io invocavo sempre guarigione per i fratelli e le sorelle, e quindi credo che appunto un suono di guarigione, quindi una frequenza, una invocazione di guarigione. E dicevo che appunto il mio modo di canalizzare è completamente cambiato, cioè io non sento più prima sentivo proprio le parole, mi arrivavano, mi schizzavano nella testa delle frasi che io scrivevo, digitavo, insomma, oppure registravo e poi scrivevo. Adesso non mi arriva più la canalizzazione così, adesso la canalizzazione è totalmente chiara, cioè non mi arrivano più frasi lunghe, mi arrivano, come dire, degli input, cioè io comprendo cosa devo fare. E quando sono di fronte a un'invocazione, a una frequenza, al comporre Kaleo, io so esattamente e vengo guidato sul come devo fare. Se io scelgo una frequenza musicale, io so esattamente fra migliaia di frequenze musicali quale devo andare a prendere. Quindi non ricevo più delle frasi come fossero delle istruzioni, ma veramente ormai la mia connessione
con la fonte è qualcosa di diretto dove io mi sto muovendo per la fonte. Questo è quello che mi arriva, che mi sento di dire. Cioè io mi sto muovendo esattamente insieme a loro. Loro, i maestri ascesi, mi stanno guidando per fare qualcosa che possa portare amore totale, incondizionato nell'umanità. E questo è il mio messaggio. Io voglio portare questo nel mondo. A qualcuno potrebbe sembrare forse egoico quello che sto dicendo, non importa. Questa è la mia missione. Io devo portare guarigione, frequenze di guarigione a tutti coloro che hanno la bontà, la voglia di seguirmi e di, insomma, di accedere a questa cosa. Questa sera, dopo le ore 20, io vi farò sentire, diciamo che io sono già sto lavorando alla terza versione di Kaleo. E ora vi spiego che cos'è Kaleo in pratica. Questa sera vi farò sentire circa 12 minuti di una versione evoluta di Kaleo che sto progettando, sto preparando, sto iniziando a sentire, a percepire, e credo che circa fra 2, 3, 4 mesi potrebbe essere pronta, diciamo a ridosso di settembre, per così dire. Quindi vi dico un attimo come ho fatto a inventare, usiamo questa parola, va, Kaleo. Allora, la prima versione di Kaleo era nata da un'esigenza degli operatori olistici. Guardate, sembrerà strano, ma il 90% dei miei clienti, perché io sono un professionista, quindi posso dire clienti, ma quasi tutte queste persone che mi contattano, noi siamo veramente amici. E il 90% degli utenti che vengono da me sono operatori olistici o comunque operatori in settori con il pubblico, quindi parliamo di infermieri, parliamo di estetisti, parliamo di parrucchieri, parliamo anche di baristi e di persone che lavorano nelle RSA, nelle strutture sanitarie per anziani, eccetera, eccetera. Qual era il problema? Tutti mi chiamavano e dicendo: "Guarda Gaetano, quando io faccio i trattamenti mi sento veramente bene, mi sento che tu mi hai veramente aiutato." Poi che cosa succedeva? Nell'andare dei giorni, nell'andare delle settimane, queste persone tendevano a ricalare. E questa è un'informazione che vi do esclusiva, nel senso che nessuno vi ha mai portato questo tipo di informazione, perché ci stiamo evolvendo nelle frequenze di guarigione. Tutto, io dico da oggi, per così dire, ma da qualche mese, nel panorama dei trattamenti energetici è cambiato. Perché? Perché ormai è assodato che qualunque persona vada a fare un trattamento energetico, che sia di Theta Healing, che sia di costellazioni, che sia di Reiki o altre tecniche, Reconnection, Pranic Healing e quant'altro, si sente immediatamente meglio. Noi stiamo parlando sempre mediamente, mediamente, perché certamente voi sapete che la reazione all'energia è sempre individuale. Noi non abbiamo mai in energia la stessa reazione. E questo anche Kaleo lo conferma. Ci sono persone che hanno delle reazioni molto più forti e altre hanno delle reazioni diverse. Quindi la persona si sente immediatamente meglio. Se una persona riceve un trattamento, immediatamente le sue frequenze si innalzano, la sua vibrazione energetica è pulita, la persona si sente più leggera, si sente meglio, respira meglio, ha meno pensieri, cioè tutte quelle bellissime cose che succedono durante i trattamenti energetici. Ma, però c'è un ma. Noi esseri umani siamo bombardati da frequenze negative. Voi lo sapete, facciamo parte di un gruppo abbastanza evoluto e sappiamo benissimo cosa succede nella Matrix in questo momento. Siamo pieni di egregore, siamo pieni di frequenze negative, manipolazione, frequenze di manipolazione di massa, codici a barre, tutte frequenze che tendono a infilare dentro il nostro campo energetico qualche struttura
che ci direzioni nella direzione dove qualcuno ci vuole portare, che non è quella della luce, non è quella della libertà, non è quella della pulizia energetica. Quindi, diciamo così, sia che ci crediamo o non ci crediamo, comunque, stando nella Matrix, stando insieme a tutte le persone, nei lavori, nella società, in qualunque posto noi andiamo, riceviamo delle frequenze di disturbo. E poi ci sono, questa è una tematica che ovviamente non tocchiamo perché ci sarebbe da parlare ore e ore. Ci sono proprio frequenze che vengono emesse sul pianeta che disturbano il nostro campo energetico e soprattutto quello del cervello. Allora, che cosa succede? Succede che dopo aver fatto un trattamento noi ci sentiamo bene. Noi ci sentiamo bene e diciamo: ok, che bravo quell'operatore, è veramente bravo. E in effetti è così, l'operatore sicuramente è bravo, ma dopo 2 o 3 settimane, diciamo i più bravi anche 4 settimane, tutto comincia a calare di nuovo. Quindi è come se una specie di ombra che ci segue, che è proprio lì attorno al nostro campo energetico, piano piano comincia a rientrare all'interno del nostro campo energetico. E allora la fonte mi dava questi messaggi. Gaetano, non è più questo tempo, questo è un tempo passato. Questo sistema di guarire, diciamo, guarire le persone, riequilibrarle, portarle, diciamo così, sulla strada della luce, non è più il sistema idoneo. Per questa umanità in grandissima evoluzione ha bisogno di qualcosa di diverso. Ovviamente io non sapevo cosa fosse questo qualcosa di diverso, ma sono stato veramente guidato nella mia inconsapevolezza. Io non sapevo a che cosa andavo incontro. Io andavo, sentivo, ma non ero cosciente di quello che stavo facendo. E allora a un certo punto sono nate queste frequenze di guarigione. Sono la risultante davvero di tantissime cose che tra poco vi dirò. Ma sostanzialmente sono 8 o 9 audio, dipende dalle versioni, o 8 o 9 audio che insieme, sovrapposti, portano, elevano le frequenze del nostro campo energetico, elevano le frequenze dell'abitazione dove ci troviamo. Quindi questi operatori olistici per i quali io ho realizzato la prima versione, erano così contenti perché dicevano: guarda Gaetano, dal momento in cui tu ci hai dato Caleo, noi riusciamo a finire le giornate. Ovviamente le giornate le finivano anche prima di Caleo, ma le finivano completamente senza energie, senza forze. E allora con Caleo riuscivano invece a proteggersi, usiamo questa parola anche se non è esattamente corretta, proteggersi energeticamente, creiamo questa bolla di protezione nel quale un operatore olistico, al posto di farsi transitare addosso lo sporco energetico, al posto di fare da aspiratore, da bidone della spazzatura degli altri, cosa fa? Diventa asettico, cioè questo lavoro di far spurgare lo sporco energetico al cliente, all'utente, avviene ugualmente, ma non lo fa più l'operatore olistico, lo fa Caleo. Lo fanno queste frequenze di guarigione. Ecco perché dico che ci sono state donate, perché se non ci fossero state donate, ovviamente per qualcuno avrebbe funzionato e per qualcuno non avrebbe funzionato. Ma veramente Caleo funziona. Diciamo, nei casi non è tanto che stiamo sperimentando, quindi possiamo dire che credo nel 99% dei casi fa questo lavoro di ripulitura automatica. Che cosa significa? Significa che la fonte creatrice, questo è il messaggio che io porto, e il messaggio che porto mi è stato dato dal centro dove tutte le anime sono unite, così mi è stato detto. Dai questo messaggio che arriva dal centro, laddove tutte le anime sono unite. È tempo di non sporcarsi più con questa oscurità. Noi dobbiamo riuscire a camminare in pace e nelle frequenze più elevate, perché solo così, mi è stato detto, noi possiamo fare qualcosa per evolvere il pianeta, evolvere l'umanità e incamminarci verso quella ascensione di cui noi sentiamo molto parlare, quella luce di cui noi sentiamo parlare,
ma che nella maggioranza dei casi rimangono parole e poi rimaniamo nelle frequenze dell'oscurità. E allora Kaleo ha fatto in modo che ogni operatore olistico potesse finire le sue giornate, che ogni operatore olistico potesse aiutare più persone, non potesse essere più limitato come prima a dover dire più di due, tre trattamenti non ce la faccio a farli. Oggi un operatore olistico può aiutare parecchie persone. La seconda versione di Kaleo è stata rilasciata circa 2 mesi fa. La seconda versione di Kaleo è stata potenziata ed è come se la fonte mi avesse detto: guarda Gaetano, devi portare le persone piano piano a un'evoluzione frequenziale, cioè non puoi dargli una botta secca tutta in un colpo, ma devi abituarli affinché loro possano stare in frequenze più elevate. Questo è il messaggio che mi è stato dato e così io ve lo rendo. Quindi noi dobbiamo imparare a stare in una frequenza più elevata e poi andando avanti staremo ancora in una frequenza più elevata, perché credo che ogni 3-4 mesi, questa è la mia sensazione, ma non ne sono sicuro, c'è la possibilità che le frequenze di Kaleo si evolvano proprio in direzione dell'evoluzione dell'umanità e del pianeta. Quindi come aumenta la risonanza di Schumann e tutte le frequenze del pianeta, così aumenta la frequenza di Kaleo, oppure comunque cambia e si adegua ai nostri corpi, ai nostri corpi sottili. Allora, vi do qualche piccola informazione su Kaleo che mi sono scritto perché voglio essere anche abbastanza preciso, perché è giusto così. Allora, Kaleo lavora solo con energie positive, e voi direte: bella frase, lavora solo con energie positive, ma è bene ricordarlo perché tantissime persone vengono da me dopo aver fatto dei trattamenti di voglio sapere il futuro, tante cose, e poi sono pieni di entità. Quindi, evidentemente, quella persona che hanno contattato, quella persona che gli ha fatto il consulto, non era piena di frequenze positive ad altissima frequenza vibrazionale, ma magari lavorava con il basso astrale. Però, bando alle ciance, ovviamente, ognuno fa quello che può fare. Però, ecco, io ci tengo a dire che Kaleo lavora solo con energie ad altissima frequenza vibrazionale, sia in espulsione di entità che in attrazione di energie benefiche. E questo è il risultato di una programmazione accurata che non è stata fatta da me, ma è stata donata. Quindi, comunque voi la pensiate, Kaleo è stato donato dalla fonte creatrice. E questa programmazione accurata di questi intervalli di frequenza, di questi rallentamenti della voce, di queste accelerazioni della voce, di questi innalzamenti del volume, abbassamenti del volume e quant'altro, mi sono arrivati così come dovevano essere fatti. Cosa c'è all'interno di Kaleo? Queste nove voci, otto o nove voci a seconda delle versioni, che sono sovrapposte. Quindi, se voi ascoltate Kaleo, la seconda versione, è un blaterale di voci, perché non si capisce quasi nulla. E che cosa c'è dentro? Ci sono informazioni e frequenze che arrivano dai cristalli, ci sono informazioni e frequenze che arrivano dagli oli essenziali, dai fiori di Bach, dagli omeopatici, dalle erbe ayurvediche e dalle erbe nostrane. Ci sono informazioni che arrivano dalle nostre montagne, dalla tuia, dall'humus delle nostre montagne. Ci sono cortecce, ci sono forme geometriche, ci sono simboli, ci sono radionici, ci sono vibrazioni cosmiche, frequenze planetarie, invocazioni al divino, esorcismi, preghiere, canalizzazioni, protocolli di autoguarigione. Ecco, ci tenevo a dirlo. Poi ancora ci sono delle canalizzazioni rispetto all'albero familiare, quindi ci sono dei ringraziamenti all'albero familiare in modo da fare in modo che il DNA familiare arrivi pulito
alla persona che ascolta e quindi vada a tagliare i cordoni con le informazioni negative e dolorose che i nostri antenati hanno immesso nell'albero familiare. Quindi immaginate quanti tipi di frequenze ci sono in Kaleo. Ci sono tutte le frequenze di guarigione che io canalizzai 5, 6, 7 anni fa, tutte le frequenze di guarigione ci sono in Kaleo, circa 30 frequenze di guarigione. Kaleo è capace, e lo fa nel giro di pochi minuti, di armonizzare i chakras. Ovviamente quando si parla di armonizzare i chakras, tante persone sono, come dire, così poco stimolate. Infatti l'altro giorno quando una persona mi ha chiesto di come facevo i trattamenti, io gli ho detto ti mando delle informazioni. Nelle mie informazioni c'era rappresentato lo scorrimento dei chakras. Grazie Katia San della precisazione. Io parlavo dello scorrimento dell'energia nei chakras e vedo, perché sempre le cose semplici non sono sufficientemente apprezzate dalle persone, non so, perché è proprio una nostra induzione come umani. Noi vogliamo cose complicate per poter dire ho fatto delle cose molto elevate. Invece le cose più semplici sono quelle che funzionano e sono quelle che noi non riusciamo a fare. Quindi noi, come esseri umani, dopo aver fatto centinaia di corsi, anni di percorso, yoga, respirazione e quant'altro, noi ci dimentichiamo di respirare calmo e profondo. Io sfido tutti quelli che sono qui a analizzare com'è il tuo respiro e nella giornata quante volte respiri calmo e profondo, quante volte ti alcalinizzi attraverso il respiro. E quindi dicevo dei chakras, lo scorrimento dell'energia nei chakras è una cosa talmente semplice ma talmente fondamentale che proprio le persone ormai la danno come un'informazione di vecchio stile. E che cosa ci vuole ad armonizzare i chakras? È molto semplice. Ma voi sapete quante persone hanno il chakra cuore chiuso? Quante persone hanno questo chakra cuore che non riesce ad armonizzare le energie che arrivano dalla madre terra, cioè dal chakra 1, e non armonizzano le energie che arrivano dal papà cielo, cioè dal chakra 2 e dal chakra 7. Quindi che cosa succede? Nel momento in cui le energie arrivano dal papà cielo e dalla madre terra, sono i primi tre chakra alti e i secondi tre chakra bassi, il chakra del cuore, il 4, è esattamente nel mezzo. Le energie arrivano dall'alto, le altre dal basso, e per polarità si attraggono, si attirano e cominciano a polarizzarsi, a mescolarsi armoniosamente. Questa energia opportunamente amalgamata dai chakras si va ad allargare, a stabilizzare in un chakra che sia armonico. Quindi il chakra, per stare bene, deve essere largo, ampio, rotondo, armonioso, leggero. Non deve essere contrito, stretto, tensionato, quindi deve stare morbido. Questo per alcuni è un'informazione di vecchio stile, ma tutte le persone che arrivano a fare i trattamenti, quasi tutte, hanno i chakras che sono chiusi. Questa è un'informazione che voglio dare. Ovviamente c'è chi si arrabbia e dice ma se i chakra fossero chiusi saremmo morti. Ovviamente il dire chakra chiusi è un modo di dire, ma vuol dire che questi chakra sono, immaginate questo movimento che faccio, sono contriti, sono tensionati, sono nervosi, non sono soffici e morbidi come dovrebbero essere. L'energia nei chakras non si allarga, non si stabilizza, fa imbuto e quindi un'energia che dovrebbe stare in un chakra va nel chakra successivo, rimbalza. Ci sono dei movimenti energetici piuttosto difficili. Ecco, Kaleo riesce ad armonizzare i chakras. Ovviamente diamo la possibilità a Kaleo di lavorare e mettiamoci magari in relax quando accendiamo Kaleo. Vediamo che orario siamo. Ecco, io direi, avrei da darvi ancora tantissime informazioni. Chiedo scusa della imperfezione.
della imperfezione delle mie informazioni, perché dovrei darvene talmente tante altre, però siamo arrivati al momento della prova. Io vorrei sapere quanti siamo, siccome io non vedo, perché con Zoom non si riesce a vedere quanti siamo, se siamo un numero sufficiente, se sono entrate delle persone anche adesso, magari se qualcuno può controllare, me lo dice, noi possiamo fare l'esperienza di lavorare. Adesso questi 12 Good minuti night. con Caleo. Accendo un attimo questo. Scusate solo un attimo. Sto provando. Allora, vi chiedo intanto, per favore, di mettervi in uno stato di relax. Ok, siamo pronti. Allora, io vi chiedo innanzitutto di respirare. Allora, la respirazione dovrebbe essere calma e profonda. Grazie, Katia. La respirazione, gentilmente, calma e profonda. Proviamo a pensare che ogni pratica di guarigione o di autoguarigione funziona quando noi, come riceventi, abbiamo fede e ci abbandoniamo, ci affidiamo a qualcosa che arriva sì attraverso un essere umano, arriva attraverso un operatore come in questo caso sono io, ma queste frequenze arrivano dalla fonte, sono espresse attraverso un essere umano, attraverso la voce di un essere umano, ma queste frequenze ci sono state donate dalla fonte. E quindi quanto noi riusciamo a stare rilassati, sereni e tranquilli, quanto più queste frequenze possono entrare nel nostro sistema e possono andare a irrorare l'acqua cellulare e sentirle subito che lavorano e che ci beneficiano della loro frequenza. Bene, allora io chiedo a Katia o a qualcuno, insomma, se mi può dire gentilmente. Siccome io adesso attaccherò la musica e non posso fermarla, ecco, vi chiedo se le persone si sentono, qualcuno si sente in difficoltà e come dire, titubante, io gli chiedo di non partecipare a questi 12 minuti, perché questi 12 minuti sono sì frequenze di guarigione, ma danno davvero un impulso evolutivo. Quindi c'è caso che dopo aver finito i 12 minuti, le frequenze vanno avanti e lavorano magari fino a questa notte. E quindi vi sentirete ancora stimolati, magari con delle sensazioni, di sudore, eccetera, eccetera. Cioè, questo può succedere. Quindi stiamo attenti che non è un gioco, ecco, ve lo dico così per informazione. Ecco, chiedo a Katia o a qualcuno che mi può dare informazione. Appena adesso attacco il Caleo, io vorrei sapere se il volume è troppo alto o troppo basso, perché lo posso solo regolare, ma non posso fermare la procedura. Ok? Quindi io ringrazio tutti, ci sentiamo tra 12 minuti, vi prego di avere fede e vi chiedo di fare questo sforzo di donare a voi stessi, di permettervi affinché la guarigione possa avvenire in voi stessi la guarigione spirituale. Grazie a tutti. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane Grazie.
Venga curato, la sola maniera, la sola maniera, la sola maniera,
Grazie.
Grazie. Grazie a tutti. Purtroppo ho dovuto interrompere, ovviamente perché era un esperimento, ma diciamo che il file originale dura all'incirca 1 ora e 21 minuti. Sono state usate diversi tipi di frequenze musicali, quindi non c'è solo questa, però tutto questo è ancora in sperimentazione. Vedete che si spengono le luci, la ripetizione. Bene, io vorrei sapere, allora, ho letto di una persona che aveva un po' di nausea, la Sara Priolo. Allora, Sara Priolo, ti invito a contattarmi, così magari analizziamo cosa c'era nel tuo campo energetico. Ovviamente, nel momento in cui le frequenze di Caleo stavano lavorando, voi siete andati in ripulitura. Quindi, come vi dicevo, non è un gioco, nel senso che quando le frequenze dense lasciano il campo energetico, ci sono ovviamente una sensazione di rilascio piuttosto forte. Per alcuni è molto intenso, leggermente disturbante, per altri invece è caricante. Quindi diciamo che proprio come noi stiamo, riceviamo in base a come noi ci sentiamo. Cioè la risposta è veramente individuale. Però quello che è bello è sapere che poi, diciamo così, la notte si dorme meglio e, come dire, il giorno dopo si sta meglio. Generalmente questo avviene per tutti. Quindi io invito, adesso mi sono dimenticato esattamente il nome, non lo vorrei pronunciare male, ma la persona che aveva scritto che aveva un po' di nausea, la invito a, ecco, anche Carolina Lorenzon. Vedi, Carolina, questa nausea che ti arriva è proprio le frequenze dense che non vogliono lasciare il tuo campo. Quindi praticamente c'è uno scontro di frequenze fra frequenze di alta luce. Se tu hai delle frequenze un po' basse, ovviamente non possono stare nel campo energetico e fanno, cozzano, capito? E ovviamente quelle che devono transitare via sono le frequenze più dense. Però certamente quando escono, non escono con quella felicità, quindi danno magari un senso di malessere. Questo è molto normale. Anche questa nausea, ecco Sara Priolo, grazie. Ecco, questa nausea è qualcosa che magari ti accompagnerà ancora per qualche ora e poi dopo vedrai che rilascerai tutto. Io ti invito a respirare calmo e profondo e stare rilassata e rilasciare, perché questa frequenza sta ancora lavorando, non è finita qui, cioè la frequenza ha innescato un processo che porta alla ripulitura del campo energetico. Quindi è naturale avere per qualcuno un certo senso nauseabondo. È molto normale, una stanchezza agli occhi, sono tutti questi, e gli sbadigli. Gli sbadigli sono i rilasci più classici che avvengono. Se una persona ha tanti sbadigli, vuol dire che il campo energetico era veramente sporco e insomma si percepisce questo e dà un certo disturbo. Però vi faccio sapere che questo disturbo è ovviamente molto provvisorio. Ok, siamo quasi sul finale e se qualcun altro vuole scrivere qualche feedback, io lo ringrazio. Poi vi invito eventualmente a scrivermi, quasi tutti quelli che vedo qui mi conoscono, quindi ecco, mal di testa, Antonella, è un altro dei rilasci che ci sono. E se qualcuno ha qualche problema o ha qualche dubbio, mi può scrivere sul mio WhatsApp. Vedo che sono più o meno al 99% tutte persone che conosco, quindi se avete il mio contatto e volete comunicarmi un rilascio che avete avuto, una sensazione, e soprattutto anche domani, se mi volete gentilmente comunicare come avete dormito, che cosa avete sentito, mi farebbe davvero piacere, perché come sapete
ci si evolve anche aiutandosi uno con l'altro e quindi anche i vostri feedback sono per me molto importanti per poter comprendere meglio le frequenze come lavorano. Voi sapete, voi tutti sapete che io sono un radiestesista, quindi tutto quello che faccio viene testato. Queste frequenze musicali, sono, totalmente testate, non c'è nulla di casuale, viene tutto testato, tutto, sentito. Io prima lo percepisco in arrivo dalla fonte e mi viene detto esattamente quanti giri di questa musica devono fare, per esempio metterla 8 volte la prima musica, 15 la seconda musica, 13 la terza musica, per esempio. Quindi tutto quello che faccio viene testato dopo aver avuto il suggerimento dalla fonte creatrice. Quindi diciamo che quella che dovrebbe essere la mia, tra virgolette, abilità, il mio lavoro, è quello di tradurre questi messaggi che arrivano dalla fonte e tradurli poi in un file frequenziale che vada a lavorare per il benessere di tutti quanti. E sì, chissà se magari stavo pensando se in un futuro potrebbe esserci un kaleo per le varie tipologie, come in Ayurveda, cioè per i tipi fuoco un tipo di rilascio, per i tipi acqua un altro tipo di rilascio e per i tipi aria un altro tipo di rilascio. Chissà, potrebbe essere una, mi sta venendo così, che potrebbe essere un qualcosa magari da provare. Io ringrazio tutti quanti. Più feedback ho, più riesco a fare qualcosa di veramente positivo. Ovviamente, come vi ho spiegato, questo mi è arrivato tutto in canalizzazione, però certamente quando dopo si vanno a comporre i pezzi c'è sempre la nostra opera, l'opera umana, e quindi ho bisogno di test, di feedback, di percezione delle persone e di ascoltare quello che vi succede in modo da avere più casistica possibile. Io ringrazio tutti quanti di essere stati con me. Noi ci vediamo tra un mese, non so esattamente ancora la data, ma comunque quando mi vedete apparire ci riproveremo il mese prossimo, magari con delle frequenze diverse, con delle frequenze musicali diverse, e fatemi sapere se vi è piaciuto, se no magari la prossima volta possiamo fare qualcosa di diverso, possiamo fare per esempio guarigione in diretta sui dolori corporei, per esempio. Comunque io vi ascolto, se voi avete il piacere di mandarmi delle comunicazioni, dei messaggi, io vi ringrazio moltissimo. Vi auguro una bellissima serata su Bridges of Light, il canale della luce. Io ringrazio il patron Gaetano Vivo di darmi questa felice opportunità di stare con voi. Ringrazio davvero tutti voi del bene che mi dimostrate, che tutte le mattine state con me insieme a pregare. Ringrazio davvero tutti. Stiamo uniti, andiamo verso una evoluzione compatibile, verso una evoluzione della quale non dobbiamo avere più paura. Ecco, se posso dare un messaggio finale, il mio messaggio è con tutto l'amore che posso. Ma chiedo di non avere più paura, mettiamo da parte quella paura che ci ha frenato, che ha frenato i nostri talenti. Eliminiamo questa paura e andiamo dritti alla scoperta di chi siamo e che cosa vogliamo essere e diventare su questo pianeta. Grazie a tutti, un forte abbraccio da Gaetano Caccia, con tutto l'amore che posso. Ciao.